Buonasera, quanti, cari amici, carissimi. Siamo a domenica 24 gennaio 2021, buon anno ancora a tutti. Buon anno. Quanti, in diretta come sempre con Poltronissima con Luca e Max. Ciao Maxone. Ciao Luca. Salutiamo subito gli amici che ci seguono sempre con affetto, gli amici di Facebook, di YouTube, di Rete 7, siete tanti. Tantissimi. Grazie e noi davvero. Vi abbracciamo fortissimo. Sì, forte forte, perché è sempre bello l'affetto che ci dimostrate. Abbracciamo la nostra regia, il nostro Samusa, che anche grande. Oggi ci traghetterà in questa puntata speciale, perché siamo arrivati al terzo grande evento Mirabilia Film International Awards, MIFA, il terzo evento. Siamo felicissimi, sta proseguendo, veramente posso dirlo, alla faccia del lockdown, faccia di tutti questi problemi che ci sono. L'arte, il cinema non si sta fermando. Non si stanno assolutamente fermando. Ah, Samusa, io lascerei anche sì. MIFA e la madrina. Quando parlo di MIFA ci capiamo, anche perché le emozioni sono veramente sì, tante. Sì, sono moltissime. E adesso proseguiamo. State con noi. Con la quinta premiazione, perché premiamo un altro bel momento, vero Maxone? E infatti, questa è la categoria del Best Short Film. Allora, the winner is, vediamo un po'. E complimenti a Eldar Bora per Return. Return, sì. E allora ci gustiamo il trailer. Gustiamocelo. Perché è magico. Vediamocelo insieme. Uzay projenin durdurmamızın sebebi Apollo'daki başarısızlığımız değil. Uzay gemisinden hiçbir sinyal alamıyoruz. Ne yapmamızı istersiniz? Şimdi o uçağı hemen bulun! E complimenti a Eldar Bora, che purtroppo non è collegato con noi perché è in Turchia, insomma, sì. è mezzanotte passata, insomma, siamo già in difficoltà, però devo dire è veramente un corto bellissimo, anche perché è una storia intensa, insomma, gli Stati Uniti sono arrivati a questa velocità di curvatura interstellare, ecco la locandina, Donus. Grazie Samuele che ce la mandi, insomma, gli Stati Uniti cercano in qualche modo di lanciare a un anno luce questa navicella per fare dei test, però perdono questa navicella spaziale proprio sulla via del ritorno. E quando la NASA sta esplorando e pensa in qualche modo di trovarla da qualche parte del mondo, comprendono che in realtà si è schiantata completamente su un altro pianeta e l'astronauta si rende anche conto che il mondo versa in condizioni davvero molto difficili e quindi, come dire, la situazione sta diventando complicata. Parecchio complicata. Questa è un po' la trama. Però raccontiamo qualcosa, Maxone. Infatti, io vorrei raccontare brevemente sì, qualcosa poi anche del regista. Esatto. Innanzitutto è nato nell'agosto del 1989, infatti a Tabriz, una città sì. dell'Azerbaigian. Sì. È stato molto influenzato dalla recitazione cinematografica della madre e invece la parte pittorica e scultorea che esercitava invece il padre. Sì. I suoi primi passi comunque nel cinema e nel teatro, attenzione, sono stati a 10 anni. Rendetevi conto. E il suo primo film l'ha realizzato all'età di 15-16 anni. Mamma mia. Ha scritto un libro di ricerca e recensione che è il 35 mm and Earlier Cinema, ed è membro dei direttori del Canada e Calgary Society of Independent Filmmakers. Quindi, insomma, un grande. Pur essendo molto giovane, ha un percorso molto intenso. È vero, dietro di sé. Grande è il percorso. E io sentirei intanto Andrea che con ci le legge motivazioni. Le motivazioni e parliamo un po' insieme a voi. Sì, parliamo un po' insieme di questo film. C'è da dire che da qualche tempo, anche grazie a un grande maestro come Quentin Tarantino, i film di genere sono tornati di gran moda. Ed è incredibilmente interessante, almeno io trovo così, quando a trattare un genere particolare come la fantascienza sia il cinema indipendente.
Eldar Bora si cimenta in un'impresa davvero audace, col gusto e la sfrontatezza di un appassionato della letteratura e del cinema sci-fi. Pur senza i mezzi di Hollywood, il risultato risulta estremamente convincente. Il prodotto è godibile e subito ci tornano in mente dei grandi classici come Il pianeta proibito, The Forbidden Planet, sì. O il primissimo Planet of the Apes, Il pianeta delle scimmie, proprio il primo parlo. Quando si sopperiva a una tecnologia ancora non all'altezza di quella odierna, con la fantasia e con un'idea di cinema basata, come diceva prima Eugenio, sull'artigianalità. Che è una cosa che bisognerebbe recuperare nel cinema, perché oggi come oggi i visual effects tolgono un po' di poesia ai film. Invece, recuperando un certo gusto di trovare delle soluzioni con l'artigianato, diciamo così, sì. Si riescono a fare, secondo me, delle cose anche più gustose, anche più affascinanti, a mio avviso. Sì. Quindi onore al merito di Eldar, vero. Perché è riuscito a fare un'operazione molto particolare, insomma, in modo convincente, ecco. Assolutamente. Davvero convincente. Pazzesca. Sì, anche una bella fotografia. Una fotografia bellissima. Sì, stiamo vedendo anche adesso sì, alcune delle foto, immagini. Delle immagini veramente molto belle, molto intense. Intensissime. Molto... Già comunque sono evocative di quello che stavamo dicendo, di un astronauta anche che vede un mondo in sofferenza, esatto. E anche già solo questa immagine evoca questo tipo di sensazione. Sì, senza dubbio. Eugenio, questi effetti speciali alla fine ci tolgono un po' tutto il bello, diciamo. Sì, è che io, guarda, non voglio essere cattivo, ma come dico per gli attori, no? Tutti gli attori... Sì. Con la nuova tecnologia sono tutti registi o tutti fotografi. Quindi, no, non sto scherzando. A volte dei bellissimi film, ma appunto, come diceva prima Andrea, senza poesia, senza cuore. Invece, ovviamente la perfezione è trovare l'equilibrio, no? Certo. E invece anche i ragazzini adesso, senza nulla togliere, con questi nuovi strumenti riescono a fare veramente delle cose miracolose. Però non vuol dire, quello non è il cinema, ecco, questo è il mio pensiero, punto. Assolutamente. Ecco. Lara, invece, tu che sei, diciamo, la più giovane tra noi, mettiamola così. Sì, pochi anni. Devo dirvi che vi do ragione, secondo me, ma confrontandomi anche con altre persone giovani, che siamo tutti giovani, stavamo parlando... Secondo me c'è la necessità, sia per il periodo storico che per gli estremi in cui abbiamo portato il cinema anche, di tornare un po' al semplificare alcune cose, che non necessariamente vuol dire renderle peggiori, anzi, molte volte rendendole migliori. Un esempio anche solo con il make-up nel cinema, moltissime produzioni stanno affidando sempre più al CGI, agli effetti speciali, sempre meno ai make-up artist e... Si vede la differenza, quindi non sottovalutiamo l'artigianato del cinema, secondo me è veramente fondamentale.